Stiamo andando all'incontro con Maria di My Foot Bike, che ci farà provare i suoi monopattini sportivi. Want your bike for good. E ormai sono diventata la Maria dei monopattini, omen omen come si dice, anche se sono una femmina. Sono 5 anni che maneggio questi trabiccoli, che sono stati chiamati in tutte le maniere possibili ed immaginabili, monobici, bici pattino. Noi le chiamiamo foot bike semplicemente perché sono monopattini muscolari, quindi usano la forza della propulsione umana per andare. Quando e perché è nata My Foot Bike? Colpa di mia figlia, che ai tempi aveva 16 anni, era molto alta ma non andava in bici. Cercando qualcosa che le desse autonomia, abbiamo trovato questi mezzi che vengono dalla Repubblica Ceca, ne abbiamo comprati 2, ce li siamo portati a casa, li abbiamo cominciati ad usare e da lì è nata la passione. Quindi una cosa del tutto fortuita che però è diventata ormai quasi una missione. Che caratteristiche hanno i tuoi monopattini? Ne esistono ormai una montagna di modelli, tantissimi. Diciamo che le caratteristiche fondamentali sono che abbiano freni e ruote pneumatiche, quindi che permettano di essere in sicurezza in qualsiasi situazione. Il minimo della ruota per essere considerato un monopattino sportivo è 16 pollici e da lì ci sono tutte le declinazioni, quindi 16-16, 16-20, 26-20, 28-28, tutto quello che si può avere nell'ambito delle bici c'è anche declinato di monopattini. I marchi che esistono sul mercato sono più o meno una decina, che abbiano produzioni industriali 3 o 4. Il primo marchio che ha inventato il monopattino è un marchio finlandese che si chiama Kickbike e tutti gli altri invece sono quasi tutti della Repubblica Ceca, dove peraltro il monopattino è sport nazionale. Qual è l'uso che si può fare di questi monopattini? In realtà ormai abbiamo avuto richieste da parte di un po' tutti i potenziali clienti, nel senso giovani, ragazzini che dopo il monopattino, diciamo quello standard con le ruote piccole, vogliono fare un'esperienza più performante e quindi si rivolgono a questo tipo di prodotto, oppure anche ciclisti, corridori, triatleti, ma anche persone che fanno semplicemente delle attività all'aria aperta, per esempio palestre, per esempio ci sono delle applicazioni cinofile per cui per il traino con i cani, quindi i monopattini possono essere utilizzati anche per allenare cani sportivi. Ce ne sono delle versioni particolari con ammortizzatori e ruote dentate che vanno bene anche per fare il downhill. È un mezzo adatto a tutti, a partire dai 4 anni fino ai 99. Può fare un uso ludico, che è semplicemente quello di dare un'alternativa a chi va a piedi, oppure anche un utilizzo sportivo, prendendo quegli atleti o quegli sportivi che amano correre ma che magari non possono più farlo per problemi fisici, oppure anche dei ciclisti convertiti ai quali magari per problemi di sella, per problemi di posizione non è più consentito utilizzare quei mezzi. La velocità è una velocità intermedia tra la corsa e la bici, quindi diciamo siamo su 15, 16, 20 all'ora. Distanze dipende dalla gamba, nel senso da un minimo di 10 km fino all'infinito. Want you back for good.